Benvenuti in questo nuovo episodio del Giro del Mondo attraverso il McDonald's. E siamo nella patria, dove è nato il Mac? L'abbiamo fatto in Portogallo, in Francia, in Inghilterra, in Giappone. In Giappone che era quello più strano, ma io so che qui in America ci stupirà ancora di più. E soprattutto qui in California, che è proprio dove è nato il McDonald's. In America c'è un McDonald's ogni quartiere. Forse anche due, tre a quartiere. Allora, sappiamo che il McDonald's è nato in California. Sappiamo un sacco della storia del McDonald's perché ci hanno fatto un film famosissimo. Ma sapete cosa si mangia nei McDonald's americani? Ora io pensandoci non ho mai fatto vedere il menù del McDonald's americano. Forse tanti anni fa a New York, ma nemmeno mi c'ero soffermato troppo. Ma noi sappiamo cosa si trova nei menù del McDonald's americano? Perché io sono entrato, ho già visto cosa offre il menù e vi dico solo che c'è un panino con le ribs tra le cose. È una novità assoluta anche qui e voglio fare una scommessa con voi. Se questo video raggiunge i 30.000 like, vi porterò nei 3 McDonald's più particolari che ci sono in America. Uno di questi non ha l'insegna di questo colore ed è l'unico al mondo. Il secondo è quello dove è nato il McDonald's, che è tipo un museo ormai, proprio dove è nata l'idea del McDonald's. E un altro che non voglio dirvi qual è, ma comunque a 30.000 like ve li porto sempre qui dall'America. Vi dico che secondo me non sarà particolare come il menù del McDonald's giapponese. Se vi siete persi il video, sta sul canale. E come tutti i video ormai che abbiamo fatto al McDonald's, dato che stiamo girando il mondo, è sponsorizzato da NordVPN, che ormai è una sponsor fissa del canale e ci aiuta, ci supporta, e grazie a lui se riusciamo a fare questa tipologia di viaggi. Faccio vedere subito le novità. Andiamo a vedere Cactus Plant. Questo qui è l'Happy Meal per adulti che ormai è fuori produzione e ci ha fatto un video lui. E sapete come l'ho rimediato? Perché nel video che ho fatto io ho girato circa 3 McDonald's e l'unico modo per poterlo avere è ordinarlo su Uber Eats, tipo, okay, o app di delivery. E Drive? Insomma, neanche. E neanche ho avuto la confezione. E come premi, come Happy Meal, hanno messo dei pupazzetti che rappresentano le vecchie mascotte di McDonald's nella storia. Sandwich e Meals. Qui hanno la loro tipologia di McChicken, che è il Crispy Chicken Sandwich, che ha i cetrioli e il pollo fritto. Poi c'è la versione piccante, la versione pomodoro, la versione super deluxe. Ah sì, cosa interessante, qui ti fanno venire l'ansia perché stanno le calorie a ogni singola cosa che vuoi mangiare. Big Mac, ovviamente. Questo qui è quello nuovo, particolare, che vi dicevo, è una nuova collaborazione, che è il McRib. È un panino del Mac con dentro le ribs americane. È geniale. Allora ne prendiamo uno. Ok, poi prendiamo, io prenderei uno Spicy Chicken Sandwich, lo vogliamo nel menu, e prendiamo la nostra versione che ci piace di più. Poi qui hanno il Quarter Pounder, che è tipo il loro panino di punta. Non è tanto ricco, solamente che è proprio una carne gigante dentro, la carne che è più grande, più pesante, più succosa. E poi lo farciscono con cetrioli, pomodoro, senape, ketchup. Noi prendiamo il più grande, che è il Double Quarter Pounder with Cheese. Dopodiché hanno il Double Cheeseburger, il Triple Cheeseburger. Ah sì, che lo proviamo, il Triple Cheeseburger, vabbè. Poi hanno il McDouble. Io non so cosa sia il McDouble. A me sembra la versione più piccola del Double Quarter, guarda. Quindi io prenderei il McDouble Bacon. Mi sembra sempre la stessa roba, comunque messa in nomi diversi e roba diversa. Assurda sta vera. No, aspetta, ma io prima ho preso il Double Quarter Pounder with Cheese, ma c'è anche il Bacon Quarter Pounder with Cheese e c'è il Double Bacon Quarter Pounder with Cheese. Quindi dobbiamo cambiare l'ordine. Double Quarter Cheese Deluxe. No, ok. Prendiamo questo qua al posto di quell'altro. Poi andiamo sulle fries normali. McCaffè, niente di particolare. Bello questo, bello. Frozen Coca-Cola, subito. Poi ci sono le apple slice. No, Nick, che senso tu, ha? Tu puoi comprare le fette di bacon. Ti arrivano in bustina? Secondo me no, ti arrivano così delle fette di bacon. Io ordino le fette di bacon, così. Sono curioso. Ah, tu puoi ordinare il pepe, sale, le varie salse. Cioè, puoi anche ordinare le marmellate. Prendiamo il burro. Figata sta cosa. Poi il McCaffè Bakery. Il McCaffè Cinnamon Roll. Il McCaffè l'Apple Fritter. L'Apple Fritter è una cosa loro particolare, che è molto molto famosa in America. Ne prendiamo una di queste. Prendiamo un McCaffè Cinnamon Roll. E ovviamente il cookies americano. Se non lo prendi in America, dove lo prendi? Shareables, ok. Madonna, 40 McNuggets. 40 McNuggets. In Italia non vedono 40 McNuggets. 40 McNuggets e due patatine. No, sì, sono 2300 calorie. Sta buono. Poi c'è l'Eurosave. Io direi che possiamo prendere l'Happy Meal. Prendiamo quello con i nuggets, ovviamente. Con la salsa Spicy Buffalo. Wakanda Forever. Ti puoi vendere il latte. Prendiamo l'acqua, però, non il latte. Ma che figata.
Questa clip è durata 8 ore perché ci abbiamo messo 8 ore a vedere tutto il menù, ma è importante vederlo. View my order, $50. Dai 20 euro del Giappone ai $50 dell'America. Altra cosa interessante, qui c'è il limite che puoi stare a mangiare un'ora. E assolutamente tutti i cibi e bevande da fuori sono proibiti. È un pochino esagerato quella roba giù. Cioè siamo comunque tipo 3 a mangiare. Tu ringrazia Dio che siamo 3. Io di solito quando faccio questi video mangio tutto da solo, mi dà un mezzo morso una volta, poi mangio tutto io. Quindi già stavolta mi sento tipo benedetto che ci sono altre due persone ad aiutarmi. Poi esagerato, esagerato, esagerato. Poi esagerato. Here we are. C'è un botto di roba, Nick, sei pronto a mangiare? Hai mangiato? Sì. Come hai mangiato? Certo, ho mangiato. La prima cosa è venire senza aver mangiato nei video di Giovanni Pois. Quello qual era il mio dubbio in realtà? Le strisce di bacon. Mancano le strisce di bacon. Dio, vai a dire, vai a dire. Prima di iniziare a mangiare, cosa è più importante? Lo sapete, lo conoscete. Questo video è sponsorizzato da NordVPN. E dirvi che lo utilizziamo ogni giorno, ma ogni giorno, è dire poco. E vi dico un'altra utilità che ha avuto, così non ce l'aspettavamo. Volevamo vedere l'incontro di Logan Paul e Roman Reigns della WWE. Solamente che se loggavamo nel sito americano dovevamo usare una carta americana per pagare la pay per view. Mettendo la NordVPN in Italia siamo riusciti a loggare con l'account italiano e abbiamo pagato con una carta italiana. Noi l'incontro, se non avessimo pagato la pay per view, non l'avremmo visto. Ma non solo, anche per prendere una casa, per esempio noi adesso dobbiamo cambiare appartamento da qualche giorno, abbiamo loggato con la NordVPN in un paese dell'est Europa e il costo totale delle notti che dobbiamo pagare era $180 in meno a quanto avremmo pagato qui dagli Stati Uniti. Sono solo alcune delle chicche che fa NordVPN, ma vi ricordo che con il link in descrizione potete provarlo gratuitamente per 30 giorni e fare il soddisfatto e rimborsati. In più, passando al link in descrizione, avete anche dei mesi gratuiti, è tutto scritto in descrizione comunque. Inside the chicken nuggets. Dai, ma seriamente. Iniziamo. McRib. Sa veramente tanto di salsa barbecue. Ma posso dire che è una figata. Posso dire che è il panino del McDonald's più geniale che abbia mai visto. Sono delle ribs dentro un panino. Una roba incredibile. 10. È geniale. È il primo panino del McDonald's che ti dico che è veramente geniale. È come mangiare le costine del Roadhouse dentro un panino del Mc. Sì, ci sta, ma senti solo barbecue. No, si sente la carne. Questo, gli diamo un voto da 1 a 10, gli do un 8 e mezzo. Bravi, dai, dai. Bella idea. Fette di bacon, una per sgrassare. Bello questo però, C'è il cinnamon roll caldo, lo mangiamo per sgrassare. Le dolce salate insieme. Madonna, fra, hai mai visto qualcosa di così bello? È un buon cinnamon roll. Sarà che manco dall'Italia da un po'. Ma in Italia è così buono il McDonald's? Dipende, cosa intendi? Se parliamo di dolci sicuramente è meglio qua. Perché alla fine lì abbiamo solo il cornetto e il pezzo di torta, mi sa. Ma pure i panini sono più buoni. Ma anche vedano. Hanno più roba. Pure in Giappone era più buono. Vabbè, amore, ma siamo in America. E perché in Giappone eravamo in Giappone? Però qui in America forse è proprio il loro posto e di conseguenza... Posso spezzare una lancia a favore dell'Italia? Solo l'Italia e il crispy. Comunque molto soddisfatto anche da questo. Bacon double cheeseburger. Questo è in out. Guarda, è il Mc Double bacon. Solo che ci sono scordato il bacon. Beh, comunque nel dubbio il bacon ce l'abbiamo e ce lo mettiamo dentro. Geniale però sta cosa. Guarda che geniale. Cos'è diverso da un cheeseburger? A occhio niente. Cambia qualcosa? No, c'è solo più cipolla, cetriolo. Non cambia niente, ragazzi. Sono confuso. Questo è quello di prima, solo che è double sempre con il bacon. C'è della confusione qui, ragazzi. Io non ho ordinato questi panini. Anche a quello di poco fa. Speriamo che pure questo non sia uguale. Questo è il tipo cheeseburger invece. È quello di prima con la carne in più. Ragazzi, sto cominciando ad essere confuso da questo menù. Io ho preso dei panini diversi, sono convinto di questo. Bel cheddar, com'è? Buono. Sto per farti assaggiare una cosa geniale. Dimmi perché è geniale, vediamo se lo capisci. Da un bel morso, un bel morsone. Questa è la giusta proporzione tra carne e pane. Finalmente. Cioè, quando tu mangi un cheeseburger, che è la bontà più assoluta, hai una fettina di carne. Qui vendono le tre piccole, comunque ne fanno una gigante. Ti dà proprio quel gusto, dici, minchia, questo è buono. Questo spacca, sì. Poi è super cheesy. Sì, triplo, veramente buono. Questo qui invece è il famosissimo Double Quarter Pounder with Cheese. Ma con bacon anche. Questo è il loro panino di punta. In breve hanno le fette di carne diverse da quelle normali, sono più grandi. Molto più formaggio, molto più bacon. Però anche il pane. Si vede che si sono impegnati su sto panino. Guarda la carne quanto è caramellizzata bene sopra. Ma sai che mi ispira un botto? La carne, oh. Vuoi assaggiare? Va bene, va bene. No, per... La carne succosa. Sembra una carne diversa. La sento più saporita, sì, senz'altro. Perché c'è più succo che esce fuori, no? Qua la differenza principale secondo me è la carne. Poi, ok, tutte le combo di ingredienti aggiunti spaccano, spaccano. Io ci voglio aggiungere la spasi buffalo. Vai, vai. Che di base cos'è? È una salsa, la salsa buffalo, base maionese, tutte le cose, però con spicy questa.
piccante, ma è veramente buono. Il bello del Mac, aggiungi salsa, aggiungi roba, è sempre buono. Beh, io adesso dopo aver assaggiato questa salsa mi disseterei con questa, no? Ma non c'è la cannuccia. La granita e la Coca-Cola. Con gli incisivi si mangia questa. Coca-Cola annacquata. È Coca-Cola annacquata, davvero? Non è Coca-Cola. Questa qui è la cola, quella di sottomarca. Discount. No, è solo ghiaccio. Puoi assaggiare? È la Coca-Cola più annacquata che abbia mai assaggiato. Spicy Buffalo. Questo qui è il loro Spicy Crispy Chicken. Il pane è già diverso. Ehi. Ma è la Buffalo quella? No, per niente, non ha lo stesso colore. Rispetto a quello in Italia, è proprio... Sarà forse che questo è quello particolare. Sì. Ma guarda quanto è molto più imburrato. È molto più morbido. E poi dico una cosa. Ogni volta che siamo andati in un Mac diverso del mondo, quello col chicken ha sempre un pane diverso. Molto fan di questo. Questo ne prendo un altro. Si fa sentire, cioè è di sostanza, capito? È veramente troppo buono. Io da fan del pollo fritto di questo panino è veramente troppo buono. Porca, bravo. Quella salsa è piccante ma il giusto. Non è ti vero, fa impazzire, non vero. Ti fa piangere. È vero. Spicy Crispy Chicken, un livello più del double quarter, qualcosa quello da via. Non riesco a respirare. È diventato piccante. Altre apple slice dentro le Happy Meal. Le chicken McNuggets. Vediamo un po' se sono diverse dall'Italia. Identica all'Italia. Le patatine piccolissimo. Sono delle patatine in miniatura. Tutto questo video abbiamo fatto solo perché volevo queste cose di Wakanda Forever. Che bello. Rimangono i nuggets con la spicy chicken. I nuggets sono sempre buoni. Uguali, identici a tutti gli altri nuggets della mia vita. Patatine. Peggio. Che cosa ne pensi di comunque del video? Di questo menù? Secondo me ci sta, ci sono cose molto interessanti. Però secondo me sarei sicuramente d'accordo sul fatto che dovrebbero ridurre il menù. Ci sono panini troppo simili. Tutti uguali e alcuni inutili. Abbiamo le ultime due cose. Il classico cookie americano, che è più piccolo di così, non potevano farlo ovviamente. E la loro apple fried, mele tagliuzzate, pastella, fritta e poi con sopra il glazed, come la ciambella. Esatto. Ma questo è un ammasso di zuccheri, dai. Però è buono, sì. Siamo solo. L'altra sera non era così buono. Il Mac fa meglio del forno qua dietro. Ha proprio un buon sapore. E manca solo il cookie. È l'ultimo cibo. Io non ce la faccio più. Cookie morbido. Questo è quello che accetti sui siti? Però mi raccomando, se navighi su certi siti, qualsiasi sia il sito, accetti cookie o accetti cookie, è pericoloso, potrebbe essere i siti scam e prenderti dei dati importanti. Quindi NordVPN, anche perché serve anche a proteggere i tuoi dati. Quando entri in un sito magari che è a rischio, o un wifi che potrebbe essere a rischio, come lo scudo di Capitan America, ti difende dai rischi che potresti incombere. E mi raccomando, nel link in descrizione, prova. Ci vado, struidolo. Sono letteralmente calorie inutili. La cosa più utile del mondo. Tieni. Concludiamo con l'ultimo pezzetto di bacon. Salsa Buffalo. Devo dire una cosa. Il McDonald's è nato in America. Un po' mi aspetto che in America sia meglio che negli altri posti. Mi aspetto che sia molto più buono del Giappone, che abbia più particolarità, che si impegnino di più nelle cose che fanno. È un franchising, quindi mi aspetto che tutto quanto abbia lo stesso filone, e lo ha. Però a volte penso, cazzo, due piccole cosette diverse, cambiamo questo, cambiamo quello, esce meglio. Anche perché a Los Angeles, che è dove è nato, ci sono un sacco di turisti. Ma minchia, metteteci più roba, fate in modo che uno venga al McDonald's per ricordarsi di essere stato al McDonald's in America. O sbaglio? Concordo, concordo dalla regia. E comunque, oltre a tutto quello che vi ho detto su NordVPN, se andate nel link in descrizione avete anche 4 mesi in omaggio grazie al mio link. 4 mesi in omaggio all'abbonamento. E che volete più? Detto questo, vi ricordo che a 30.000 like vi porterò i McDonald's più particolari degli Stati Uniti. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Voi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo su Instagram giorno per giorno. Vi metto quello che faccio a Los Angeles. Basta, non tornerò mai più in Italia probabilmente. E al prossimo video.